Tutto è entropia, è disordine e caos. Tutte le cose hanno infatti un'innata proprietà di mettersi spontaneamente in disordine. La nostra intera esistenza è dunque entropia, un movimento continuo e caotico di energia che si espande ed avvolge tutto ciò che vediamo, ciò che sentiamo, ciò che percepiamo. Ma nel disordine e nel caos coesiste ordine e razionalità. Rita Mazzini riesce ad esprimere nei suoi dipinti, con equilibrio e razionale armonia, l'entropia della mente umana. Il colore e il segno, la materia e il gesto consentono all'artista di esternare e fissare sulla tela le scoperte che derivano dal viaggio esplorativo, complesso e disordinato talvolta, della propria mente e della propria anima. La passione per l'arte in ogni sua espressione l'accompagna da tempo. Rita Mazzini, infatti, crea oggetti artistici, ma è anche autrice di poesie, animatrice culturale e pittrice. Numerose le mostre che negli ultimi anni l'hanno vista protagonista, tanti i riconoscimenti e i premi vinti. Il suo percorso artistico risulta così una contaminazione di forme diverse, di generi e stili dai quali attingere ed assaporare l'emotività che ognuno di essi contiene. La pittura informale è quella che maggiormente interpreta i moti impetuosi, il sentire dell'artista e ne stimola la fantasia. Una pittura libera, senza condizionamenti, senza costrizioni di forma o di spazio, senza stereotipi. Una pittura che manifesta con emotività la razionalità di idee e pensieri. È così che nascono le entropie di Rita Mazzini. Le forme si generano spontanee, di slancio, come percorsi difficili e contorti che lasciano affiorare pensieri e idee che affollano la mente dell'artista in maniera disordinata. Un disordine che diventa armonia ed equilibrio di linee e di colori. Una scrittura automatica che racconta l'immaginario della mente. Attraverso questo particolare alfabeto pittorico, l'artista descrive le immagini che fluttuano nel proprio io. Il cromatismo in questo racconto astratto che si genera dal segno è bilanciato da giochi di luce ed ombra. Pochi colori ed essenziali, tante sfumature che affiorano, snodano la propria energia interiore e si confondono, perdendosi e dissolvendosi poi nel nero dello sfondo. Come se l'oscurità della mente volesse aprirsi e mostrare la poesia dei propri colori. Ecco allora che la musicalità del cuore visivamente diventa una danza di infinite pennellate che si inseguono sulla superficie della tela, scatenando sensazioni, provocando un vero e proprio itinerario emozionale. Sono pensieri silenziosi che visualizzano quel brusio mentale fatto di tante idee, tanti concetti e fantasie che hanno bisogno di mostrarsi e di essere condivisi.